Un buongiorno a tutti i nostri video spettatori. Siamo qua alla festa di Gesù Nazareno, siamo qua di fronte al simulacro di Gesù Nazareno nella chiesa madre di San Giovanni Gemini, dove si svolge questa festa straordinaria, importantissima per i sangiovannesi, per i cammaratesi, per tutta la Sicilia. E però questa festa ha un qualcosa di particolare, questo carro trionfale che stasera, il sabato sera scende, quindi scimmia, e la domenica a Chiana, la domenica sale. Ma siamo qua con il progettista architettonico del carro, cioè l'architetto Nicola Caracciolo. Nicola, tu non sei solo il progettista, perché sei anche un nipote d'arte. Spiegaci un po' la novità di questo carro. E allora, quest'anno il carro che quest'anno appunto si può ammirare è il carro che è stato pensato e voluto nel 2019, subito dopo l'edizione del 2019, quando l'arciprete di allora, Don Luca del Restivo, insieme al direttivo del Comitato dei Festeggiamenti in Onore Gesù Nazareno, mi ha chiesto di riproporre un carro storico. Io sono partito ovviamente dagli appunti e da un modello che abbiamo a casa, il modello del mio bisnonno Giuseppe Lupo, e da appunti e notizie che mi aveva dato il mio nonno, che nel 1949 riprese il carro dopo una lunga sospensione dovuta al secondo conflitto mondiale. Perché durante la guerra la festa non è stata celebrata. Cioè, è stata celebrata sicuramente da un punto di vista liturgico, ma non con il carro trionfale. Abbiamo iniziato questa bella esperienza nel gennaio del 2020, la pandemia poi ci ha bloccati, e tutti coloro che poi sono messi a disposizione per realizzare le cornici, le colonne, le volute, quelle cose che appunto oggi vediamo là, compongono la struttura architettonica del carro, perché appunto ci tengo a dire è la struttura, la veste architettonica all'interno è la struttura che si è usata dal 2015 con tutte le innovazioni che poi sono state introdotte nel 2017, con tutti i sistemi di sicurezza, non ultimo ora un sistema frenante che è stato aggiunto quest'anno. E quindi ho rivestito la struttura portante del carro con questo disegno architettonico, dove ho rimesso, così come mi era stato chiesto, di nuovo le colonne, le cornici, le volute. Cioè, uno stile barocco, diciamo. Come lo possiamo definire così? Più che barocco, io direi dei primi del Novecento, un neoclassico più che proprio barocco. Comunque, sì. All'occhio della persona, appare molto più, chi lo guarda, la persona che lo guarda, appare molto, come dire, più ricco, no? Perché gli elementi architettonici sono nucleati, sono staccati dalla struttura interna che contiene poi i pannelli iconografici. Quindi abbiamo queste colonne, queste soluzioni d'angolo fatte appunto, realizzate con gruppi di colonne, tre nel primo ordine architettonico, due nel secondo ordine architettonico e una nell'ultimo ordine architettonico. Sono tre ordini architettonici che si sovrappongono e che appunto accendono sempre più questo degradare, questi scarti che danno appunto hanno i vari settori che degradano verso l'alto fino ad arrivare alla cupola. La cupola stessa si rifà ad esempio al coronamento del baldacchino del Bernini che c'è a quindi non a è che stiamo parlando di cose da niente. Ci sono dei riferimenti come anche il significato che abbiamo voluto dare quest'anno con il parroco di oggi, con Don Gianluca Arcuri, nei pannelli iconografici che troviamo sia nella parte anteriore del carro sia anche nella parte posteriore, abbiamo voluto leggere degli eventi e abbiamo messo delle figure del Nuovo e del Vecchio Testamento, perché c'è un collegamento. Certo, c'è una continuità. Cioè tutto quello che è stato preannunciato nell'Antico Testamento ora lo ritroviamo nel Nuovo Testamento. Mosè che alza il serpente nel deserto,
dall'altro lato Gesù innalzato sulla croce, Gesù Nazareno. E l'alleanza, Dio che scrive con il suo dito sulle le tavole della legge e realizza questa alleanza con il popolo ebraico, dall'altro lato la Madonna che diventa in quel sì dell'Annunciazione la nuova arca dell'alleanza. A proposito di questo, ti volevo chiedere, per spiegare a tutti la forma di questo carro, ma è una barca, che cos'è? Il carro appunto ha come settore, il settore che sta alla base, che contiene diciamo la base del carro, all'interno del quale c'è il cosiddetto strascino, che è il piano a cui sono collegate le assi delle ruote e che permettono appunto il strascino di trascinarlo e di farlo muovere, di farlo camminare. A questo settore, che è il primo settore che fa da basamento al carro, si è data da sempre questa forma di scafo. Lo scafo, la nave, ricorda la chiesa, ha i rossi davanti e addobbata di bandiere, perché appunto è un carro trionfale, e sulla barca appunto siedono le due bande che sono, diciamo, accompagnano questa congiunta. A me piace dire proprio così, questa congiunta chiassosa. È un tripudio del popolo, che inneggia Gesù Nazareno. Nella Bibbia, molti passi, quando si parla del trasporto dell'arca, io vi invito ad andare a vedere, ci sono quadri bellissimi che rappresentano questo trasporto dell'arca, ad esempio ce n'è uno bellissimo nella chiesa di Santa Maria della Stella a Poliso, e c'è il re Salomone che danza davanti, ci sono i musici, c'è l'arca messa su un carro, tutto questo appunto mi ha fatto da sempre rivedere quello che succede e che succederà stasera e domani sera quando noi porteremo il carro, faremo questa congiunta del carro lungo corso del Francesco Cristo. E che succede dalla fine dell'Ottocento, dobbiamo dire? Allora, le notizie, sicuramente il carro comincia ad essere costruito nella seconda metà dell'Ottocento. Fotografie, immagini, le abbiamo dai primi del Novecento. Vabbè, non era l'epoca dei social, adesso come adesso è della comunicazione, ora invece avremo grandi ricordi di questo. Allora ringraziamo Nicola, grazie Nicola per la tua opera, e gridiamo insieme: viva Gesù Nazareno!